primavera. Si sente anche di qui. Gli uomini guastano la terra, la ricoprono di sassi, strappano l'erba, tagliano gli alberi, cacciano via animali e uccelli. Ma la primavera arriva sempre, per tutti, in campagna, nelle città, persino qui, in carcere. Gli alberi mettono le gemme, passere e colombe rifanno i nidi, piante, uccelli, bambini, tutti allegri in primavera. Ma gli uomini si accorgono di questo dono di Dio. Si è calmata. Mi sembra di quelle che non danno fastidio. Sembra avanti, eh? Sarà di 6-7 mesi. Speriamo non partorisca qui. Ha ricominciato a piangere. Lascia che pianga. Poi si consolerà. Io volevo alzarmi, ma lui non mi ha lasciata scendere dal letto. Mi ha picchiata sulla testa e io sono svenuta. E così è successa la disgrazia. Oh, e non piangere. Tanto a cosa serve? Dovresti cercare di star tranquilla invece. Nel tuo stato. Che dovrei fare io allora? Innocente come l'acqua. Perché? Che colpa ho io se la casa è bruciata? E invece no. Per loro sono stata io ad appiccare il fuoco. Ma perché? Buona! Lei l'hanno condannata perché faceva il contrabbando. Ma il contrabbando era suo marito che lo faceva, lei non ne sapeva niente. Non è così, Tatiani? Buono, non piange mai. È un angelo, un vero angelo. No. L'ha fatto diventare lei un angelo. L'ha strangolato appena nato. Zitta! È idiota, poverina. Fin dalla nascita. Io sono qui per sbaglio. Non darle retta. L'hanno beccata in un magazzino con le mani nel sacco. Parlano tutte male di me perché sono invidiose. Perché io non sono come loro. Mio padre era nobile. Andava a corte. Era il vice, aiutante, stalliere di un granduca. E sua madre lavava le mutande a una principessa. Ma eccola la sua nobiltà. Vieni qua,
quella. Quella è Katiuscia. Finito è il nostro amore, tu, tu non ci sei più. Katiuscia! No, no. Lasciala stare. Tra poco vengono a prenderla per portarla in tribunale. Oggi le fanno il processo. Siete venuta a prendere la Maslova? Sì. Spero facciano presto a condannarla. È una donna che proprio non mi piace. Le donne devono piacere agli uomini e non alle donne. Maslova, in tribunale. Certo, certo. Che mi importa? Tanto ormai peggio di così. Il meglio e il peggio lo decidono loro. Sbrigati, Maslova! Avanti. Anne. Chissà dove la portano quella lì. E che avrà fatto? Ma così giovane, poverina. Ma guarda questo. Guarda. Così è così, cara mia. Che Dio ti protegga. Via tu, via! E cammina!
Che c'è? Che cosa c'è? Dimitri Ivanovich. Avanti, avanti allora, avanti. Che cosa c'è? Buongiorno, Dimitri Ivanovich. Si può sapere che cosa c'è? Sta andando a fuoco la casa? Una lettera. Ma non può neppure onestamente dormire sin che gli pare.